Dopo la spaccata, Luca, ai danni di una tabaccheria, nuovo furto nella notte di giovedì, sempre con spaccata, questa volta Faenza, ai danni del punto vendita Wurf, nei pressi del casello dell'autostrada, in via Vittime Civili di Guerra. Poco prima delle 11 di sera, i ladri hanno sfondato con un veicolo la vetrina antistante il parcheggio del negozio, poi, entrati nell'esercizio commerciale, hanno iniziato la razzia. Difficile, al momento, ancora ipotizzare una stima del bottino raccolto, probabile qualche migliaio di euro, oltre ai danni della vetrina, completamente abbattuta. La banda si è concentrata soprattutto su attrezzi elettrici e di grosse dimensioni, più facilmente rivendibili a buon prezzo. Non sono comunque stati risparmiati utensili di ogni tipo. L'azione è stata veloce, l'allarme prontamente scattato ha infatti avvertito i carabinieri, ma dei ladri all'arrivo degli agenti sul posto non c'era più traccia. È il secondo furto subito dal punto vendita nel 2016, il terzo nel giro di un anno e mezzo.